Purtroppo mi ricordo tutto. Quelli che hanno potuto salvarci sono scappati. Uno l'hanno ucciso subito lì davanti a me. Io so purtroppo che girano ancora certe idee. Io non vorrei che tornassero ancora a fare quello che hanno fatto, che non, per l'amor del cielo. Io ringrazierò il pittore se lo vedo personalmente, perché ha fatto una cosa. Purtroppo mi ricordo tutto. La mattina dell'incendio c'era il funerale del partigiano Monella Luigi e mentre si andava al funerale abbiamo sentito degli spari e tutto un tratto scendono da una stradina qui a pochi passi dove sono adesso. Scendono in 4-5 col mitra. Brrr. E si sono messi a sparare e hanno gettato una bomba nella casa del defunto. Io ero lì presente, a pochi passi. E allora la bomba si è incendiata. Quelli che hanno potuto salvarci sono scappati, però lui l'hanno bruciato nella bara. Il paese era già quasi mezzo in fiamme e siamo andati in una stalla. Neanche mezz'ora si apre la porta e ne arrivano altri due col fucile e hanno sparato in aria dentro la stalla e mi ha detto fuori di questa stalla e mi ha fatto salire sulla strada. Davanti a me c'erano due fratelli, un fratello e una sorella, che si davano la mano per scappare. L'uno l'hanno ucciso subito lì davanti a me e la sua sorella è scappata, è andata a finire a Cedevolo. Noi mi hanno fatto salire sulla strada e mi diceva quello che abbiamo fatto a quello lo facciamo anche a voi. Ringrazierò il pittore se lo vedo personalmente, perché ha fatto una cosa. È tutto bello, perché è molto bello e significativo. Perché c'è anche il maestro che è stato stupendo per noi, perché era il capo della brigata. Dopo c'è l'alpino,
tutti i nostri alpini che sono partiti per la guerra. Io ero fidanzata di un alpino che è partito per la Russia e non è più ritornato. Le colombe che sono il segno della pace, che mi hanno dato un po' di serenità. E dopo ci sono il fumo e le fiamme, il ricordo, dicevo, bruciato, che a me piace molto. È una cosa che è venuta, che per noi è stata molto triste e ce la sentiamo ancora. E non è una storia da lasciar passare, perché io so purtroppo che girano ancora certe idee. Io non vorrei che tornassero ancora a fare quello che hanno fatto, che non, per l'amor del cielo. Ah. Ho fatto sempre la staffetta ai partigiani. Abbiamo fatto le scelte, chi da una parte, chi dall'altra. Allora io ho scelto la parte migliore.